Addio all'interno del porto di Fano alle cassette in polistirolo per il trasporto del pesce. Il comune si è aggiudicato un finanziamento a fondo perduto per la realizzazione di attività contro l'utilizzo di materiali inquinanti nell'ambito del settore della pesca. Nei prossimi mesi un nuovo macchinario dal costo di 29.000 euro e nuove cassette in plastica riutilizzabili dal costo di 15.000 verranno messe a disposizione per la logistica del mercato ittico fanese. Come comune di Fano siamo corsi e ci siamo aggiudicati un bando regionale grazie al quale riceveremo un macchinario per la sanificazione di cassette di plastica riciclabile e nuove 2.500 cassette da distribuire a tutti, naturalmente, le imbarcazioni e tutti i marinai che andranno in mare, di modo che potremo finalmente sostituire le cassette in polistirolo. Penso che ad ognuno di noi sia capitato di andare nelle spiagge e trovarsi questo pulvischio di piccoli granelli di polistirolo che sono pericolosi, perché i mari diventano veramente, per quello che è la fauna marina, delle esche di cibo. Loro lo interpretano come un cibo, lo ingeriscono e a suo tempo lo ingeriamo anche noi. Oggi ben 8 milioni e mezzo di plastica vengono raccolte nei nostri mari, pari al 92,2%. È un dato veramente significativo ed essere sensibili a questa materia significa veramente andare in un'altra direzione, per cui noi abbiamo intenzione di svoltare. In tutta la regione il finanziamento è stato aggiudicato al comune di Fano e a quello di Ancona, due realtà molto importanti nel mondo della pesca. La partecipazione a questo bando l'abbiamo condivisa naturalmente con tutto il mondo della pesca, con la Confesercenti di Pesaro e Urbino, col mercato ittico al quale verrà destinato naturalmente questo macchinario, che anche loro si sentono soddisfatti perché un passettino alla volta veramente riusciamo ad andare verso un mare molto più sano e tutelato, anche da parte nostra, anche da parte di piccoli comportamenti che riguardano le città.